Pensate che le sorti professionali del personale non possano essere legate ai desiderata delle famiglie. Tuttavia, la scelta del docente da parte delle famiglie, pur con le sue criticità, nasce anche dalla volontà di garantire una continuità didattica e una relazione educativa consolidata per gli studenti con disabilità. Come pensate di contemperare il diritto alla stabilità lavorativa dei docenti con il diritto degli studenti e delle loro famiglie a un percorso di apprendimento efficace e stabile? La UIL Scuola ha aderito senza indugio a questa iniziativa, che poi si inserisce nelle iniziative che da tempo portiamo avanti. Abbiamo contrastato tutti gli elementi negativi che ci sono nel DM71. Uno dei punti fondamentali è rappresentato dal fatto che si possa dare la prerogativa alle famiglie di poter scegliere i docenti. Questo è un aspetto che chiaramente contrasta anche con le regole e secondo noi ha anche un carattere di incostituzionalità, perché non esiste più nessun carattere oggettivo, tenuto conto che potremmo avere un insegnante che è sul sostegno, non avendo il titolo sul sostegno, che può essere riconfermato, quando invece c'è un insegnante sul sostegno che può e deve occupare quel posto, ma per una ragione molto semplice, perché c'è un diritto, il diritto del ragazzo o della ragazza disabile ad avere un insegnante specializzato in cattedra che svolga la funzione, perché ha titolo assoluto nel poterla svolgere. Chiaramente questo è un tema molto delicato e continueremo nella nostra iniziativa perché si torni indietro rispetto a questo tipo di intervento legislativo con il DM71. Chiedete l'apertura delle GPS del 2025 per consentire l'inserimento del titolo di specializzazione. Quali misure suggerite per far fronte alla carenza di docenti di sostegno nel breve periodo, nell'attesa che si rendano disponibili docenti con titolo conseguito nel 2025? Riguarda la questione invece sulle GPS 2005, noi abbiamo lanciato una proposta che è quella in primo luogo di consentire nel 2025 la riapertura delle GPS al fine di poter consentire l'inserimento a tutti coloro che si specializzano sul sostegno. E poi facciamo una riflessione più complessiva: noi abbiamo una situazione di precarietà all'interno della scuola, i dati del 23-24 ci dicono che ci sono oltre 234.000 docenti precari, di cui, badiamo bene, 121.442 sul sostegno, di cui 36.662 che hanno la specializzazione e oltre 85.000 in cattedra che non hanno la specializzazione, quando ci sono un numero enorme di docenti specializzati a cui dovrebbe essere data l'opportunità anche attraverso, e questa è la proposta che abbiamo formulato, che credo sia una proposta fattibile e concreta per rispondere a questo grande problema, ovvero quello di costituire una graduatoria nazionale per consentire a chiunque voglia di poter anche spostarsi e andare ad insegnare sul sostegno perché in possesso del titolo di specializzazione. È chiaro che in tutto questo si inserisce un altro tema fondamentale, che è quello della esigenza di trasformare l'organico di fatto in organico di diritto, perché questa è la vera chiave di volta su cui la UIL Scuola si è concentrata in maniera radicale nel corso degli anni, e che è un punto programmatico della nostra organizzazione sancito con il congresso del 2022. Per quanto concerne i titoli esteri, siamo sempre stati nettamente contrari, anche questo è un punto decisivo del nostro programma. Il titolo deve essere un titolo di specializzazione conseguito in Italia, e lo strumento è uno soltanto, ovvero
consentire l'eliminazione del numero chiuso. Questo è la vera chiave di volta, e allo stesso tempo determinare, in base a quelle che sono le reali esigenze, l'accesso ai TFA, ai corsi sul sostegno di specializzazione sul sostegno in Italia. Questi sono i temi di cui la UIL Scuola si è fatta sempre interprete e che da anni conduce una iniziativa politica senza tregua. Prevedete un piano straordinario di assunzioni o altre soluzioni per garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione degli studenti con disabilità fin da subito? Un'altra soluzione che abbiamo sempre prospettato riguarda lo scorrimento di tutte le graduatorie concorsuali, anche degli idonei, per l'assunzione in ruolo sui posti di sostegno, così come lasciare in modo stabile la possibilità di accedere anche dalle graduatorie, dalle GPS, perché il diritto fondamentale che deve essere garantito è, lo ribadisco, quello appunto che ogni studente disabile possa avere un insegnante di sostegno specializzato all'interno della propria classe.